Ciao, buongiorno a tutti. Quest'oggi andiamo a vedere l'installazione e come funziona questa telecamera Amcrest Pro HD 1080, quindi in alta definizione. È una telecamera pan tilt, nel senso che può roteare ed alzare l'immagine dell'obiettivo, quindi a seconda di quello che vogliamo vedere. Nella confezione, naturalmente, alimentatore, cavo di rete, supporto per poter attaccare la telecamera al muro o in questo modo o a testa in giù, quello non è nessun problema, poi col software si può cambiare e girare la visualizzazione dell'immagine e viene dato anche il CD di installazione per il software da PC. La cosa interessante di questa telecamera, naturalmente, che si può usare sia via wireless oppure tramite cavo LAN, che ha la possibilità di inserire tramite slot una scheda micro SD per le registrazioni, che quindi vengono oltre che registrate nel cloud, perché vi è un cloud dedicato per questa telecamera, vengono registrate anche sul smartphone o sul PC se noi diamo l'ordine della registrazione, ma se in caso non ci siamo giustamente in casa e non siamo collegati, quindi non facciamo partire manualmente noi la registrazione, come dicevo, da PC o da applicazione, lei col motion detect registrerà direttamente sulla micro SD. Abbiamo la possibilità di inserire un ingresso audio, quindi eventualmente di mettere un microfono esterno oppure di mettere un altoparlante, perché vi è anche un'uscita out, dovremmo mettere un altoparlante esterno per sentire il dialogo. Quindi con questa telecamera si può dialogare direttamente, o che siamo da PC o che siamo su smartphone, si può dialogare magari con le persone che sono in casa. Abbiamo anche quattro collegamenti via cavo per i sensori di allarme, quindi possiamo mettere dei sensori di allarme via cavo, tipo l'apertura della porta, un sensore apertura della porta, e lei incomincerà e sentirà l'allarme e comincerà a registrare prima di vedere ed inquadrare qualche oggetto in movimento. Comunque andiamo a vedere adesso come facciamo il collegamento con lo smartphone. Ho scaricato l'applicazione per il mio smartphone, quindi si può trovare sia per sistemi iOS che per sistemi Android, Amcrest View Pro. Aperta l'applicazione, bisogna andare prima qua sopra e poi schiacciare Device Manager per aggiungere appunto la nostra telecamera, che è una Wi-Fi camera, e scegliere il primo tipo di connessione. Poi vedete che si apre il lettore codice a barre. Bisogna far scansionare il codice sotto la telecamera, vediamo se riesco. Perfetto. Ok. Ora bisogna mettere il nome della telecamera. Una volta messo il nome della telecamera e l'username e la password, che ti dirà lo stesso programma come fare, cosa mettere, ti dirà come inserire il wifi del nostro router di casa. Una volta inserita la password del nostro router di casa, possiamo andare tranquillamente avanti. E l'applicazione, insieme alla telecamera, si collegheranno via wifi alla nostra rete già presente in casa. Dopo qualche minuto o secondi si aprirà la schermata che la camera è connessa, quindi passiamo alla connessione. Ti dirà di cambiare la password da admin ad un'altra password che scegliamo noi. Una volta cambiata la password, si aprirà la connessione. Diamo tutto, next, next. Sono le varie richieste per abilitare
Perfetto. Come potete vedere, la comunicazione è avvenuta. Lo spostamento della telecamera avviene grazie a questo piccolo simbolo che ti dice che pan tilt e lo zoom sono abilitati. Bisogna scorrere il dito dove vogliamo far arrivare la telecamera. Questo premendo invece il pulsantino del microfono, riusciamo a parlare e quindi a farci sentire dall'altro capo della telecamera. La stessa cosa succede se invece premiamo. Ora c'è del ritorno perché sentiamo quello che qualcuno ci dice dalla telecamera, noi lo recepiamo dal nostro smartphone. È possibile anche zoomare l'inquadratura, è possibile scegliere se la vogliamo la qualità in HD o in SD, ed è anche possibile scattare delle fotografie. Spostando questa serie di icone abbiamo la possibilità di fare una registrazione, invertire il formato della videocamera o accendere la visione notturna della videocamera. Nelle impostazioni del software abbiamo il live view, la vista in live, la camera dove è sistemata, la configurazione. Abbiamo anche il cloud storage. Questo ci permette di trasferire i nostri filmati, le nostre registrazioni direttamente nel cloud. Una volta avvenute le registrazioni, basta andare qua e andare My Saved File, i miei file salvati. Si clicca sul file e si può vedere la registrazione. Se invece teniamo premuto, abbiamo la possibilità di trasferirli all'interno della scheda micro SD contenuta nella telecamera. Se no, possiamo tranquillamente cancellare. Per le fotografie invece funziona così: si tiene premuto e si ha la possibilità di condividere la fotografia direttamente tramite OneDrive o tramite Facebook o vari altri servizi di cloud che avete, Instagram se l'avete installato, Twitter e via dicendo. Direi che è un'ottima camera. Come tutte le cose, ha bisogno di un po' di studio per capire meglio il funzionamento, quindi avere un pochettino di pazienza per studiare le varie impostazioni. Comunque la visualizzazione può avvenire tramite smartphone, tramite PC con il software contenuto all'interno del disco. È molto più semplice l'installazione rispetto al telefono, che comunque è molto semplice anche questo. Connessione o via wifi o tramite cavo rete dati collegato direttamente alla telecamera. Possibilità di passare le registrazioni sia dentro la scheda micro SD oppure passarle direttamente nel cloud del programma Amcrest, quindi collegandosi col sito Amcrest. Direi che funziona, si vede molto bene. Non posso fare altro che rimandarvi alle prossime recensioni. Ciao a tutti.